Bentornati con Fair Play, il quinto appuntamento stagionale. Non può essere un caso visto che stasera è 5 ottobre. Siamo qui in rigorosa diretta dagli studi centrali della nostra emittente. Ci potete seguire naturalmente sul canale 14 del digitale terrestre e poi da ogni angolo del mondo, ovviamente sul sito, sul nostro portale www.tv6.it, in compagnia di tante rubriche, di approfondimenti, di un parterre come sempre d'eccezione per parlare di Lega Pro e Serie D, ma soprattutto in compagnia della mia co-conduttrice Ludovica Giammarino. Buonasera. Ciao Marco, buonasera. Buonasera quindi a Ludovica. Io presento inizialmente i miei proprio compagni di vecchia data, insomma. Mister Rinaldo Cifaldi, buonasera, buonasera mister. Buonasera. E poi ovviamente il mio artista preferito, il professor Marco Pace. Buonasera Marco, ma lo sai Marco che sei diventato famoso dappertutto, insomma? Anche Petronio vuole mettere in mostra il suo ultimo ritratto, vedremo stasera la matita del nostro Marco Pace, ovviamente su chi poserà la sua attenzione. Ludovica, il parterre sì, nostro però da chi è composto stasera? Il nostro parterre è come al solito un bellissimo parterre, a cominciare da uno dei protagonisti della Serie D, quello che posso ufficialmente presentare come presidente. Sì, presidente. Presidente dell'Angolana Franco Di Julio, benvenuto. Buonasera, grazie dell'invito. Proseguiamo poi con un giornalista giovanissimo ma già davvero molto promettente, Gianluca Lettieri del Messaggero. Buonasera, buonasera. Buonasera. A breve anche fresco di patente. Sì, perché sarebbe ora. E per finire diamo il benvenuto a un ex centrocampista, allenatore, insomma un vero e proprio esperto di calcio, Stefano Furlan. Buonasera. Buonasera anche al mister. Io ringrazio immediatamente i nostri tecnici, cioè coloro che ci permettono di andare in onda regolarmente. Guardate che bella questa ripresa, perché ho imparato a non dare nulla per scontato. Abbiamo uno studio, secondo me, semplicemente fantastico, mister, per essere insomma le mie... sì, anche perché c'è l'aria condizionata. Anche c'è l'aria condizionata, siamo sempre freschi qui praticamente. No, con le luci, dai. Sempre bene, ringrazio però Gilberto Marinozzi alle camere e Gianni D'Areo in regia. È tutto per questa nostra preview. Ludovica? Sì, ci vediamo subito dopo la pubblicità, restate con noi. Eccoci qui con la sigla di Armando De Luca, che ringrazio sempre, insieme al nostro Maurizio Valeriani, i nostri grafici che ci hanno aiutato anche in divenire a modificare alcune impostazioni per la nostra diretta. Allora ci siamo, finalmente con questa nostra quinta puntata di Fair Play. Vuoi ricordare, Ludovica, anche la possibilità di interagire per i nostri ospiti praticamente da casa, per porci naturalmente domande e curiosità agli ospiti anche sì, studi. Anche commenti sulla vostra squadra del cuore. Per farlo c'è un numero, quello che vedete in sovraimpressione, il 392-6 23 70 60. Scriveteci numerosi, mi raccomando. Perfetto, allora Ludovica, iniziamo subito. Innanzitutto io voglio ringraziare anche la redazione sportiva con Massimo Lupacchini, Jacopo Forcella, Andrea Costantini per il supporto sempre preziosissimo che ci fornisce per mandare in onda comunque la trasmissione nel modo migliore possibile. Ludovica, siamo arrivati oramai alla quinta, sì, sì, alla quinta puntata, con e il pensa tuo che punto soltanto della situazione. Sì. Le squadre abruzzesi in Lega Pro sono separate soltanto da un punto l'una dall'altra. L'Aquila, chiamata a una vittoria imprescindibile contro l'Arzanese, riesce a vincere per ben 3-1. Il Teramo trova una vittoria esterna a Fondi. Purtroppo rovina questo quadro il passo falso del Chieti, che viene bloccato dal Melfi. Invece primo derby stagionale in Serie D, quello tra Angolana e Amiternina, che vince proprio da Renato Curi, mentre il San Nicolò viene bloccato dalla Vispe, che si rivela avversaria davvero temibile per le nostre squadre. Infine pareggia il Celano. Ricordiamo anche che in settimana il Chieti e l'Aquila sono stati impegnati in Coppa Italia, purtroppo entrambe sono state sconfitte. Allora mister, che cosa non ha funzionato per il Chieti? Perché questo passo falso? Forse hanno patito anche un po' il punto che è stato tolto, insomma, per il morale? No, no, non penso che questo abbia inciso assolutamente per quanto riguarda la sconfitta di Melfi. Ci può stare una battuta d'arresto, probabilmente troppi complimenti fanno male, no? Il Chieti ha ricevuto un sacco di complimenti, però
C'è da dire anche che il Melfi, insomma, è un allenatore, forse uno dei migliori della categoria. Bitetto, sì. E quindi sicuramente è una squadra che, pur se è partita con discorso di salvezza, con una squadra giovanissima, secondo me è una squadra che farà diverse vittorie, soprattutto in casa. Quindi è chiaro che la sconfitta del Chieti dispiace, però ci può anche stare. Mi ha stupito questo secondo successo consecutivo del Teramo e anche questa rinascita dell'Aquila? Non mi ha stupito, penso che uno dei problemi del Teramo era la tranquillità, no? Nel senso che dall'inizio di campionato non riusciva a fare vittorie. Le vittorie sono salutari, il potere logora chi non ce l'ha, io dico, non chi ce l'ha. Quindi adesso, avendo delle vittorie in tasca, può giocare con più tranquillità. E sicuramente, ripeto, è una squadra secondo me importante. Il Teramo non è una squadra, una squadretta che deve pensare a lottare per salvarsi, come dicono, e lo dicono magari più per buttare un po' d'acqua sul fuoco che per altro. Io secondo te, mister, è stata agevolata dalla superiorità numerica, dal fatto di giocare con l'ultima in classifica, oppure veramente il Teramo sta trovando continuità? Ma guardate che in questo campionato, in questo girone, quest'anno giocare contro l'ultimo, giocare contro la prima, non è che cambia mi poi tanto. Mi sembra ancora infatti chiaro. C'è molto equilibrio, soprattutto agli inizi, anzi di solito le squadre in bassa classifica agli inizi possono fare grosse sorprese, no? Dopo magari col tempo rischiano di non fare più risultati, comincia la sfiducia, però in questo momento io penso che parlare di squadre ultime, penultime, non ha senso. Il campionato è molto equilibrato, penso che il Teramo abbia dato continuità a una vittoria in casa, è importante era importante vincere, c'è riuscito. Adesso chiaramente il Teramo avrà dalla sua la tranquillità di poter giocare, sperando con tranquillità, perché forse il problema del Teramo, io ripeto, all'inizio non è stato né di risultati né di gioco, ma prettamente di tranquillità. Di trovare un po' di tranquillità, sì. Se riesce a trovare la tranquillità, penso che il Teramo è una squadra che può tranquillamente giocarsi i playoff. A Furlan, infatti, volevo chiedere un attimo proprio dell'Aquila, perché so che Furlan era presente proprio in questa partita stravinta dall'Aquila con l'Arzanese, la prima partita al completo forse che giocava l'Aquila, soprattutto a centrocampo. Si è visto anche lì la supremazia, la qualità dei singoli. L'Aquila domenica veramente ha fatto un'ottima partita. C'è da dire che ha trovato di fronte un avversario che non è sceso in campo, quindi bisogna un attimino valutare bene quali sono i meriti che ce ne sono dell'Aquila e i demeriti dell'Arzanese, dove naturalmente lì davanti e il centrocampo in particolare, sì, mi aspettavo molto di più, dove naturalmente Iannini è stato uno dei migliori in campo insieme a molti altri, quindi però non è mai stato pressato, non sono mai stati messi in difficoltà. Insomma, quindi naturalmente, però questa vittoria naturalmente da morale. Secondo lei Furlan, il silenzio stampa ha giovato all'Aquila, ha dato un po' di tranquillità forse anche al tecnico? Secondo me i silenzi stampa sì, li usano più che altro per scaramanzia, penso, qualche volta, perché servono a poco, anche perché non danno la possibilità ai giocatori, all'allenatore, ai protagonisti di difendersi naturalmente da tante situazioni, quindi danno in pasto i giornalisti quello che vogliono. Ma ai da tifosi. Giocatore o da allenatore è cambiato il tuo rapporto con i silenzi stampa? Ma io parlo poco, anche perché parla sempre di più il primo, io naturalmente faccio l'allenatore in seconda e sto con Marco Cari, ecco. Sì. E quindi diciamo che è lui quello che si esprime naturalmente e si espone agli occhi della gente con i giornalisti. E speriamo infatti di rivedervi presto in panchina. Gli ultimi due anni sono vaderato a Barletta, giusto? Sì, in prima divisione. Gli ultimi due anni a Barletta, siamo stati chiamati il primo anno per salvare la squadra e ci siamo riusciti. L'anno scorso il progetto era quello di arrivare nei playoff e l'abbiamo mantenuto fino a febbraio, dove poi siamo stati esonerati pur stando dentro i playoff. Dentro l'obiettivo playoff, ma questa è una vecchia storia, il mister lo blocco subito. Sì. Lettieri, no, invece guarda, io e Stefano ci conosciamo da tanti anni, poi il viaggio l'abbiamo fatto insieme. Stavolta hai guidato tu, ho saputo. Sì, non ha portato Marco Pace, sennò dovevo dire di partire alle 6:30 a Stefano, siccome veniva pure Stefano con noi, ho detto la porto io la macchina.
così arrivi a minorare. Sei riuscito meglio in questo suo intento. Purtroppo tu te ne approfitti perché il nostro Marco Pace non è microfonato. Vabbè, farete i conti dopo. Sta parlando, dice qualcosa, ma purtroppo non riusciamo a sentire, non è tanto vero da casa. Lettieri, invece per le tre formazioni abruzzesi, un mini bilancio di settembre? Allora, diciamo, cominciando dalla squadra più avanti, diciamo il Chieti secondo me come bilancio è positivo, anche se a Melfi si è avuta la dimostrazione che quando si scende in campo senza la giusta, quando si scende in campo senza quella cattiveria che aveva caratterizzato le prime partite, il Chieti diventa una squadra normalissima, perché se vediamo è comunque composta da tantissimi ragazzi, l'età media è comunque giovane, quindi secondo me se non c'è quell'agonismo che ha caratterizzato le prime gare non si va da nessuna parte. Non deve essere nulla di scontato, come sempre. Il Teramo si è ripreso, anche come diceva il mister Cifaldi, secondo me non ha niente di squadra costruita per la salvezza, secondo me può puntare comunque in alto. Mi sei d'accordo col mister, sì, che la sua analisi aveva fatto qualche settimana. Sono d'accordo, la squadra che mi aveva sorpreso in negativo invece era l'Aquila, perché ovviamente, se si guarda i nomi, già ad inizio anno gli stessi dirigenti che di solito si gioca a nascondino, gli stessi dirigenti dell'Aquila invece avevano dichiarato che l'obiettivo minimo erano i playoff. Quindi Di Nicola qui in trasmissione, prima puntata, disse l'obiettivo è il secondo posto almeno, insomma, uno dei primi due posti per la promozione diretta. Cioè, sul giornale si era fermato invece ai playoff. Secondo me l'Aquila appunto è la squadra abruzzese su cui sono puntati i riflettori. Dopo, in Serie D invece, così introduciamo anche il nostro presidente per l'Angola. Al momento sarebbe in testa tra gli abruzzesi, esatto. A differenza degli altri anni forse non c'è una squadra costruita per primeggiare, quindi un po' tutte hanno privilegiato appunto affidarsi a parecchi giovani, e diciamo secondo me la strada giusta, perché è inutile fare il passo più lungo della gamba. Abbiamo visto in passato che ci si è fatti male anche parecchio. Senti Gianluca, Mitterrina e San Nicolò hanno gli stessi punti in classifica, sì. La prossima giornata giocheranno insieme, come vedi questo derby? Diciamo il San Nicolò deve cercare di risolvere un po' il problema in attacco, che non segna da tre partite se non sbaglio, sì, quindi diciamo l'assenza di Costantino sta pesando parecchio. Se non sbaglio dovrebbe rientrare anche Capparella forse dalla panchina, dovrebbe almeno, quindi panchina, la speranza secondo me è che con forse un po' leggerino davanti di questo San Nicolò, sì, però forse l'unica, diciamo, la caratteristica che si è evidenziata appunto in queste prime partite è che quando manca Costantino, che per qualche giornata è stato anche il capocannoniere del girone, lì davanti un po' di difficoltà c'è. Chiudiamo questo primo giro prima del nostro focus on col presidente Iulio, perché già anteponendo il nome, la denominazione presidente al cognome del nostro ospite, introduciamo anche una notizia, perché è quasi vicina alla ratifica, giusto? Quello di presidente dell'Angolana. No, diciamo che ormai sono un paio di settimane. Un paio di settimane, insomma. Il vero presidente dell'Angolana Calcio. Ed è una bella soddisfazione. Però insomma, volevo dire, la situazione italiana economica è quello che è. La situazione, diciamo, locale è ancora peggio. Quindi quest'anno abbiamo fatto una politica di giovani, secondo me è l'unica strada da percorrere, perché oggi come oggi nessun imprenditore è disposto più a spendere o a buttare soldi per una squadra di calcio. Noi quest'anno siamo rimasti in pochi a Città Sant'Angelo, siamo rimasti il dottor Bancoschi, io e il dottor Spinelli, con l'aiuto del direttore sportivo, diciamo, Gianmarino, e con l'aiuto di due collaboratori come Nunzio Gobbeo, che tutti conoscono, e Becci Antonio. Quindi siamo rimasti pochissimi, però cercheremo in tutti i modi di portare la squadra alla salvezza, perché questo è il nostro obiettivo, e valorizzare più giovani possibile, anche perché dal Pescara ci è stata data la possibilità di valorizzare qualche giovane del settore giovanile del Pescara, quindi ci è stato dato qualche giocatore, purtroppo non tutti sono all'altezza della situazione. Io però ricordo di Iulio presente 9-10 mesi, fa nei nostri studi. Rispetto a quel periodo cos'è cambiato? Diciamo che non è cambiato niente, perché a Città Sant'Angelo dall'anno scorso non è cambiato quasi niente, perché siamo rimasti, come dicevo prima, gli stessi. L'unica nota positiva posso dire che noi, secondo me, abbiamo un allenatore che è all'altezza della situazione, secondo me un allenatore solo di passaggio. Sono pienamente d'accordo, infatti, su questo. Mi dispiace dirlo, siamo riusciti anche quest'anno a tenerlo, però non è nella nostra possibilità. Secondo me
Miani poteva benissimo andare anche a Pescara e fare anche bene. C'è una grande stima anche dal mister Cifaldi, ricordo qualche puntata l'anno passato, quindi è tutto vero quello che dicevi. Ma guardi, noi nel primo momento, io mi ricordo, lui l'abbiamo preso semplicemente per il settore giovanile, per organizzare un certo settore giovanile che piano piano stava sfumando, però ci siamo accorti che in realtà è un signor allenatore, quindi era sicuramente sprecato per quel settore lì, però diciamo che lui adesso, oggi come oggi, sta dando una mano per riorganizzare il tutto, e nello stesso momento l'anno scorso ha dato la possibilità di salvarci, e penso che quest'anno ce ne darà ancora di più valorizzando qualche giovane. Devo dire che per esempio abbiamo un ragazzo di Voschi del 94, per esempio, che lunedì è andato in prova alla Roma. Sì, infatti dopo lo ricorderemo anche, è una grandissima soddisfazione. Sono tutti i giocatori che il mister ha portato direttamente dall'Under 18, quindi l'anno scorso ha portato dall'Under 18 direttamente alla prima squadra, quest'anno come lui ce ne sono anche altri due o tre, quindi quest'anno abbiamo questa possibilità, è l'unica cosa che ci può salvare, perché come dicevo prima la situazione economica è quella che è. Noi imprenditori, è logico, siamo rimasti quei pochi appassionati che oggi come oggi sì, possono tirar fuori dei soldi, ma non più di tanto. Quindi cercheremo di portare la squadra in salvo e basta per il momento, e valorizzare questi giochi. E questo è già un prossimo anno obiettivo. Vedremo quello da fare. Allora, Ludovica, di sì, Gocchi non solo parleremo. Sì, adesso parleremo poi anche più tardi approfonditamente con il presidente Di Giulio, perché sarà protagonista della nostra intervista settimanale, il nostro face to face. Per il momento andiamo a vedere il punto della settimana raccontato dalla penna del nostro Marco De Antonis. Quante gocce di rugiada intorno a me, cerco il sole ma non c'è, dorme ancora la campagna o forse no, è sveglia, mi guarda, non so. Impressioni di settembre. D'accordo, è presto per stilare un bilancio, seppur provvisorio, di appena 5 giornate di campionato. Eppure in Lega Pro, come non sottolineare l'avvio positivo, con percentuali diversificate tra loro, delle nostre portacolori, tutte posizionate in rigorosa successione tra il quinto e il settimo posto. Il Chieti, privato di un punto conquistato sul campo, con una penalizzazione tuttora da valutare nelle sedi competenti, si conferma la sorpresa più lieta, nonostante la prima amarezza riportata sul campo del Melfi. Il Teramo, unica matricola tra le tre abruzzesi, sembra iniziare a capire in fretta come ci si comporta al piano di sopra, conquistando con intelligenza il secondo successo consecutivo. E l'Aquila, infine, con il portafortuna del silenzio stampa, gioca la partita più convincente, finalmente potendo sfruttare appieno l'11 titolare. Andando nello specifico, l'Angelini è lo stadio amico per eccellenza, sinora avaro di soddisfazioni per i team viaggianti. Teatini e aquilani segnano più dei teramani, ma i rossoblù in particolare hanno già subito il triplo delle marcature dei neroverdi di De Patre, ben 9, particolare da non sottacere se si vogliono perseguire obiettivi ambiziosi. E domenica si sfideranno proprio le migliori interpreti difensive del girone, anzi il Martina Franca, che recherà visita a Chieti, può vantare una retroguardia di ferro, con la miseria di due reti al passivo. Non solo, perché se De Sousa e compagni tra le mura amiche hanno già superato 6 volte il portiere avversario in 2 apparizioni, i pugliesi di Di Meo sono ancora a 0 sia nella casella delle reti fatte che in quella delle reti subite, sintomo di una compattezza tra reparti già raggiunta. L'altra vice capolista la si vedrà a piano d'accio. Il Teramo affronterà contro il Poggibonsi la prima di 2 gare interne consecutive, ma dal coefficiente di difficoltà ben noto, visto che i toscani di Fraschetti sono tra le 3 compagini ancora imbattute nel torneo. Un banco di prova intrigante per testare le eventuali ambizioni biancorosse. Obiettivo continuità per l'Aquila nel posticipo del lunedì a Reggio Calabria. Con l'Interreggio tuttora orfano di vittorie, i rossoblù hanno l'obbligo di mostrare i muscoli della squadra di rango, tra l'altro potendo contare sul gruppo praticamente al completo. Alla luce del calendario ostico in pasto alle inseguitrici, la capolista Aprilia potrebbe spiccare il volo, sfruttando il turno casalingo con il certo non inappuntabile Campobasso, mai a segno e sempre al tappeto in esterna, come è stata d'altro canto sempre vincente invece la leader laziale davanti al pubblico di casa, potendo contare su una media di 4 gol per gara. In Serie D, dopo il primo derby dell'anno appannaggio dell'Angolana, la Miternina ritenta la sorte, stavolta ospitando il pericoloso San Nicolò formato trasferta, con i 2 sodalizi appaiati in graduatoria, in una posizione certo non tranquilla.
In viaggio verso Isernia, la rinvigorita e giovanissima angolana con il promettente 18enne attaccante Ligocki di ritorno dalla settimana di prova con la primavera della Roma ed il celano atteso da un impegno che pare improbo al Benelli di Pesaro, ma i cui numeri casalinghi sono paradossali. Per spiegarli basta verificare che 9 dei 10 punti all'attivo della Vis sono stati ottenuti fuori. Rischia la maceratese capolista sul caldo campo di Termoli, come l'Ancona nella tana di una Civitanovese ferita da una partenza sin troppo lenta, mentre la Samb vuole tornare alla vittoria per agganciare l'imbattuta Strea. Se in D si parla solo di calcio giocato, il nuovo format di Lega Pro non ha evidentemente risolto vetuste questioni. Nel girone A di seconda divisione, domenica, il Milazzo del tandem tecnico Tosi Tambone, volti noti al calcio abruzzese, non scenderà in campo a Castiglione come imposto da calendario, a causa della delicata situazione societaria vissuta dai siciliani, orfani ormai anche di medico sociale e massaggiatore e quindi impossibilitati a svolgere anche le sedute di allenamento. Tra punti di penalizzazione già elargiti e società in ginocchio ad un mese dal via, sembra di assistere al solito sconsolato refrain. Allora, io non l'ho ricordato venerdì scorso, ma dopo sicuramente i tifosi neroverdi che ci seguono sempre in massa avranno avuto modo e occasione di rivedere l'integrale della partita della trasferta, l'ultima del Chieti giocata a Melfi, perché dopo il Teramo TV6 ha acquisito anche in esclusiva i diritti per riproporre integralmente in differita, caro mister, le partite anche della Chieti Calcio. Quindi abbiamo il Teramo, abbiamo il Chieti, insomma un ulteriore sforzo da parte della proprietà che ringraziamo ovviamente perché abbiamo un palcoscenico ancora più ampio. Mister, sul Milazzo volevo ripartire anche con un giro magari con gli altri ospiti proprio dall'ultimo input del nostro Focus On. Milazzo del tandem Tosi Tambone, insomma siamo a fine settembre, inizio ottobre e già qualche società è in ginocchio addirittura. Mi sembra che Tosi comunque si stava cercando perché l'anno scorso l'anno scorso è andato a Giulianova ed è fallito, quest'anno sta a Milazzo e sta a fallire, probabilmente non vorrei che è lui che porta sfiga, no? Fate gli scherzi. Non lo so, insomma, la situazione è sempre quella, bisogna dare un taglio netto alla situazione. Ripeto, io dico che ogni anno penalizzazioni, ogni anno squadre che si devono salvare solo per il nome, bisogna avere il bilancio a posto. Non è tu detto sei per un modello un po' americano, parliamoci sì, francamente, sì, io dico che americano... il professionismo lo deve fare chi c'ha i soldi, sennò che professionismo è? Gli altri devono fare i dilettanti, è inutile che uno deve fare il professionismo perché si chiama in un certo nome. Se c'hai i soldi per poterlo fare lo fai, se no vai tra i dilettanti e fai il campionato dilettante. Furlan un tempo però si stava più tranquilli anche come giocatore in Serie C, perché ricordiamo che Furlan era un mediano niente male, insomma, in mezzo al campo. Si stava più tranquilli perché c'era più serietà da parte delle persone, da parte dei dirigenti. Prima bastava una stretta di mano e si riusciva ad ottenere quello che si diceva in quel momento. Adesso puoi fare contratti su contratti, se non stai attento a certe postille anche quelli saltano. Naturalmente, come ha detto Rinaldo, bisogna che la federazione, la Lega, si dia una regolata, stia più attenta a chi veramente può fare il calcio, ma non solo chi c'ha i soldi, chi lo vuole fare seriamente, perché si può fare con programmazione, con obiettivi, che purtroppo la programmazione ultimamente, oppure i progetti che ti propongono durano al massimo 2 mesi, tanto 3 mesi, poi non sono tanto progetti, sbandierati, poi dopo alla fine appena c'è un risultato negativo va tutto quanto nel calderone e si rimette in discussione tutto quello che si è detto e fatto durante la campagna acquisti o durante l'estate. Io volevo precisare, ho parlato di soldi ma non parlavo di soldi, cioè parlavo di organizzazione, di obiettivi, certo, cioè società organizzate che hanno solidità economica, che hanno obiettivi. È giusto che vadano avanti il professionismo, non perché uno magari si chiama, che ne so, Brindisi o si chiami, potrei dire, Canicattì, non è quello. Il problema è proprio questo, che molte volte dietro le grandi piazze non ci sono società all'altezza delle grandi piazze. Tanto, esatto. E quindi non è supportato questo dal blasone della piazza. La dimostrazione si arriva nei professionisti, si fanno 1 o 2 anni, poi di nuovo fallimento, poi si riparte a Serie D e ogni anno è un calvario. Quindi io ho elogiato ad esempio la politica del Chieti, no? Nel senso che il Chieti poteva
fare anche domanda di ripescaggio quest'anno, magari accedere direttamente alla C1 investendo dei soldi. Il Presidente invece ha fatto una scelta, dice no, io non posso partire già con un debito magari di non so di quanti mila euro per potervi iscrivere. Chiedi, se arriva alla C1 ci arriva con le proprie forze, facendo una squadra di giovani, facendo una squadra, un campionato come ha fatto in questi anni, e quindi io penso che la politica giusta per Chieti sia quella, come dovrebbe essere quella giusta per Tero. È chiaro che magari Pescara può fare anche una politica diversa, perché è un blasone, una squadra diversa. Ovviamente. Lettieri, magari recuperando anche quel punto perso purtroppo per strada, no? Sì, io penso che quel punto, diciamo, difficilmente verrà restituito. Però il Chieti ha avuto anche un nuovo innesto in settimana dal Poggi Bonzi. Sì, è arrivato Rovrena, un giocatore che è neanche nella passata stagione ha giocato, perché si è rotto il tallone d'Achille, quindi neanche nella passata stagione ha giocato, è esordito con un gol, però a livello fisico, da quello che un pochettino ho sentito anche in settimana, non è ancora pronto, a posto per le convocazioni, nemmeno per la convocazione, credo che non verrà convocato neppure domenica. Poi c'è la situazione del Campobasso, anche lì due punti di penalizzazione. Sì, anche lì due punti di penalizzazione. La situazione è anche molto più complicata. Sì, sì, lì diciamo c'è sempre questo tira e molla fra Capone, la piazza, i litigi, l'amore che risboccia e poi un altro litigio ancora, quindi lì è proprio una situazione a parte. Più che amore odio, solo odio ormai. Di Giulio invece voleva dire una cosa prima. No, io volevo dire prima che nei campionati dilettantistici c'è sempre stato, a differenza di quello che dice il mister, il problema del, secondo me, è della programmazione, come giustamente dicono loro, però il discorso dilettantistico finisce a un certo punto, al momento in cui una società che programma un programma e il discorso di salvezza, ma a un certo momento si trova nelle possibilità di fare i playoff, a quel punto lì magari si rovina, è quello che voglio dire. Quindi magari a volte si lanciano dei discorsi che non sta né in cielo né in terra, e qualche presidente, qualcuno si trova in difficoltà. Non è perché partono già dall'inizio per fregare un giocatore, per non dargli un rimborso o per fregargli 5 rimborsi. Secondo me non tutti sono di questa portata. Presidente, tornando al calcio giocato, come ha visto la Viternina nella gara con l'Angolana la scorsa giornata? Ma guardi, noi abbiamo giocato male, specialmente il primo tempo, ma io preferisco giocare male e vincere le partite, perché domenica giustamente è il primo tempo. Hai visto, mister, che c'è un presidente che la pensa come te? Il primo tempo la Viternina tra pali e abbiamo trovato. Doveva finire già 2-0, 3-0. Però è stata così brava l'Angolana da non fermarsi. Nel secondo tempo ha avuto l'occasione, magari un errore del portiere, che ci può essere, bravo Vespa nel recuperare la palla, ha fatto gol. Quindi secondo me io preferisco fare gol all'ultimo minuto e giocare male per 89 minuti. Magari con il petto, neanche con il tiro, cioè, mette la palla dentro con il petto. Sempre gol, sempre tre punti. Sempre tre punti vale. Ludovica. Va bene, torniamo a parlarne subito dopo la pubblicità, restate con noi. E allora ricominciamo con questa, dopo la prima tranche che è praticamente andata in archivio qua, qui già si comincia a parlare parecchio, insomma, nella nostra trasmissione parallela. Però io volevo ricominciare da dove avevano terminato il mister Cifaldi, che ha trovato il suo presidente ideale, abbiamo scoperto il presidente dell'Angolana di Giulio, perché si parlava della figura degli allenatori. Allora, proprio in settimana, io leggo testualmente, c'è stata una dichiarazione del tecnico Giovanni Stroppa, importante quotidiano come la Gazzetta dello Sport, ha detto: in Italia la figura dell'allenatore è sempre in bilico, purtroppo i tecnici vengono scelti o perché sono di moda o perché raccomandati, non perché lavorano e fanno giocare le loro squadre. Si prende un allenatore con determinate caratteristiche e poi si manda via e se ne prende uno che magari lavora con metodi totalmente opposti. Questo non ha senso, mister. Questa è una grossa verità. Lui dice forse raccomandati, sponsorizzati, io direi, più che raccomandati. Questo è virgolettato poi. Sì, che è un po' diverso. Sì, è vero, purtroppo perché non c'è programmazione. Io mi riallaccio a quello che ha detto Stefano, no? Una volta nel calcio mi ricordo, ma parliamo anche fino a 4-5 anni fa, 6 anni fa, perché sta cambiando in maniera velocissima, rapida la cosa. Bastava una stretta di mano, io mi sono trovato... Anzi, prima era solo una stretta di mano, e devo dire che c'era serietà da parte delle società, dei presidenti,
perché ecco, non perché adesso è qui davanti, Franco Di Giulio fa il presidente, ma sta nel calcio da una vita, rimettendoci tempo, passione, c'è uno che veramente lo fa per passione, dimostrazione che questi presidenti mandano avanti delle società con delle politiche sane, vedasi la politica dell'Angolana, tutti i giovani, tutti i ragazzi, penso che sia la squadra più giovane in assoluto della Serie D, il settore giovanile è ottimo, quindi fanno una politica giusta per Città Sant'Angelo e questo dimostra che c'è ancora qualche società, qualche presidente che lo fa veramente per pura passione, per rimetterci. Penso che sia in consonanza con quello che dice. Naturalmente. Mi fa piacere che Stroppa abbia detto insomma, questa cosa, forti, che sta allenando, quindi c'è un lavoro, perché magari detto da me o da Rinaldo che stiamo qui in disparte, quindi stiamo in attesa di sistemazione, sembra una giustificazione, sembra una scusa, ecco perché siamo fuori. Che naturalmente che succede? Come si va a vedere i giocatori da prendere, che si seguono durante gli allenamenti, durante le partite, si seguono in continuazione? Si va a scegliere l'allenatore senza conoscere come gioca o cosa o che tipo di lavoro fa. E quindi in questo modo si prende. E quindi non si sa come gioca. Ho scoperto che Gasperini giocava in una certa maniera. Quindi. Adesso questo non lo so, però naturalmente non si seguono gli allenatori durante la settimana per come si espone e come naturalmente allena la squadra. Però c'è anche da dire, scusate, una cosa sotto l'aspetto tecnico, no? Cioè il fatto di etichettare un allenatore semplicemente in base al modulo, cioè secondo me lascia il tempo che trova, no? Nel senso che ci sono degli allenatori integralisti, per l'amor di Dio, però molte volte gli allenatori integralisti sono morti dietro le loro idee, gli allenatori che hanno fatto le differenze sono gli allenatori che hanno continuamente cambiato quello che era un ideale iniziale. Per esempio riuscirebbe difficile per me etichettare te come modulo, perché insomma tu al di là della difesa a 4... No, io ho giocato anche a 3, ho giocato a Morrodoro, giocavamo a 3, facevamo il 3-4-1-2 a Morrodoro l'anno di Serie D, quindi facevamo un modulo anche abbastanza particolare. Comunque, a prescindere da questo, io dico che un allenatore deve avere la capacità, come succede in altri sport, come succede nel basket, che penso che tatticamente sia lo sport veramente per eccellenza, dove gli allenatori hanno una sagacia, una preparazione tattica spaventosa, perché si dice anche che qualcosa possa essere ripreso addirittura? Ma io penso ma più che altro di idee, poi le situazioni sono diverse e loro non ho mai sentito un allenatore di basket essere catalogato per il modulo. Non ho mai sentito prendiamo quell'allenatore perché fa questo modulo. Nel calcio purtroppo succede questo, vuol dire che c'è grossa ignoranza, perché una squadra deve, un modulo deve essere equilibrato, deve essere elastico, deve essere razionale. Deve essere razionale, non può essere un modulo, dico 3-4-3 o 4-3, buttare lì i numeri. Purtroppo al calcio in Italia lo fanno i giornalisti e questo succede, che non c'è grossa competenza su questo e si dicono parecchie corbellerie. Io volevo chiedere a Gianluca, prima della pausa pubblicitaria il presidente poneva l'accento sul fatto che forse l'Angolano non avesse disputato una grande gara pur avendo vinto, invece la Miternina perché secondo te non riesce a concretizzare? C'è un po' bugiarda la posizione in classifica della Miternina? Secondo me in linea di massima è stato al di là della partita di domenica la classifica rispecchia quello che si è visto in linea di massima, rispecchia quello che si è visto in campo. Credo che comunque una giornata che non si riesce a concretizzare può capitare a tutti, come all'Angolana raramente è successa di essere fortunata, perché in passato sicuramente non lo è stata nelle prime partite di campionato, anche a San Benedetto, se vediamo, ha giocato male, però gli mancavano diversi giocatori. Cioè, quindi... A San Benedetto, per esempio, un discorso a sé. Sì, mancavano tanti. Mancava 2 minuti alla fine del primo tempo, era 0-0, ha avuto anche qualche occasione l'Angolano. Nel secondo più altro le assenze anche hanno, credo che abbiano pesato parecchio. A parte quello, il discorso che in 2 minuti, 2 gol sulla stessa fascia e tutto quanto. Giustamente andare 2-0 dal riposo. Poi ci sono ambizioni completamente agli antipodi, perché la San Benedettese di quest'anno, soprattutto davanti, veramente fa paura come alternative. Io volevo chiedere invece alla regia, se non la metto in difficoltà, per vedere le nostre impressioni di settembre, per fare un po' un riepilogo di quello che è accaduto nel mese appunto appena archiviato in Lega Pro, per le nostre 3 compagini abruzzesi. Non so se con Gilberto e Gianni siamo pronti, perché volevo poi soffermarmi con Gianluca e non solo, per vedere come
cominciamo a vedere magari le schede grafiche dei giocatori più cattivi e via discorrendo, potete mandare tranquillamente voi. Eccolo qui, questi sono praticamente i cattivi, tra virgolette, cioè quelli che sono stati più ammoniti nel mese di settembre tra gli abruzzesi. Quindi, Lettieri, qui abbiamo un teatino come Gigli, che infatti è squalificato domenica, davanti a Petta e Mucciante, che sono due aquilani. Tra i teramani, invece, da questo punto di vista, sembra essere una squadra un po' più buona. Però poi tu magari memorizzali, e rimemorizzerà anche Cifaldi, e non solo, perché andiamo avanti anche con le prossime schermate, così poi rientriamo in studio e ne parliamo. Questi sono i nostri goleador. Nostri, perché qui si parla di Abruzzo come regione unica, quindi facciamo il tifo per tutti. Allora, De Sousa e in prota del Chieti sono in testa, De Sousa con due doppiette, in prota anche con l'ausilio di tre rigori, che però sono sempre importanti a tirare mister. Poi abbiamo Infantino e Bellucci a quota 2. E ancora concludiamo con i sempre presenti, perché qui ne abbiamo addirittura 9, sono coloro che hanno giocato 450 minuti pieni in queste prime 5 partite di campionato, quindi sono due aquilani, Agnello e Pomante, poi abbiamo 4 teramani, Serraiocco, Speranza, Valentini e Ferrani, e tre teatini che sono Pepe, il centrale difensivo, Pepe, il portiere Feola e Bigoni. Ovviamente i portieri hanno qualcosa in più del minutaggio, questo è abbastanza ovvio, tranne all'Aquila dove c'è stata anche un'espulsione per testa. Mister, si può emergere qualcosa? Poi sentiamo anche Gianluca su questo aspetto. Ma di solito sulle ammonizioni è chiaro, vedere Mucciante è normale, un difensore centrale. Però non vedere i giocatori del terreno, perché anche l'anno scorso era una squadra che veniva ammonita pochissimo. Cioè, è un po' una caratteristica del tecnico Cappellacci, perché... Ma non lo so, cioè nel senso, sì, probabilmente giocare per come giocava l'anno scorso il Teramo, più di quest'anno, con il possesso palla, è esatto. Chiaro che magari, diciamo che una squadra si difende mantenendo la palla, è chiaro che è meno portata all'irruenza, quindi al fallo, come può succedere magari una squadra che fa continue ripartenze, come squadre che giocano di rimessa o di contropiede, no? Quindi sicuramente il tipo di gioco del Teramo può agevolare questa situazione. Per quanto riguarda i ruoli, è chiaro che ci sono dei giocatori che sono più portati di altri a molte volte a dover far fallo, perché essendo difensore magari c'è il fallo che è costretto a farlo per evitare che per evitare quei peggiori. Lettieri, però sì. Gigli, insomma, un'ammunizione quasi a partita in questo inizio, ricordiamo. Sì, che però diciamo credo che rientra nella norma. Rientra nella norma, perché comunque è stato uno dei più positivi, forse, del Chieti. De Sousa in prota sono dove ci si aspettava. Allora, De Sousa forse non se l'aspettava nessuno, ecco, considerando che l'anno scorso giocava al campionato di San Marino ed era dato per finito da molti. Diciamo, se si ricorda a Pescara, Murata, di De Sousa, di De Sousa a Pescara, un oggetto super misterioso, una partita in Coppa Italia. Poi lui ha un amico in comune con Alessandro Battisti e svelato il segreto. E in estate, diciamo, una sorta di scommessa era, forse nessuno si aspettava. Così come era Jonathan Alessandro, forse anche 6 mesi prima, però. Probabilmente la scommessa era stata anche Pepe, perché Pepe aveva avuto lo stesso problema. Sì, sì, solo di Pepe uguale, a spalla, esatto, lo stessissimo problema. Sì. E Chieti ha puntato su Pepe e gli sta dando. Sì, quindi non è solo una scommessa, non è solo fortunato. Quindi Battisti, è stato no, bravo, è stato fortunato, è stato bravo. Chiaro, diciamo, la fortuna aiuta gli audaci. Quindi diciamo è arrivato qui a Chieti, non aveva minuti nelle gambe. Niente, dopo però l'avvio di stagione, credo la doppietta con la Salernitana, sembra un giocatore che non aveva mai smesso di giocare. Forse un periodo così positivo nel... È un giocatore che già a vederlo si vede che è un altro passo. Mister rispetto... era innamorato, andiamo a vedere. No, non è che sono innamorato, io si vedeva che era un giocatore che non c'entrava nulla con gli altri. Certo. Stava... E invece Bellucci vede, del Teramo? Era evidente. Ecco. Chi vuole rispondere su Bellucci del Teramo? Furlan l'ha visto quest'anno? L'ho visto, sì, l'ho visto, sta sostituendo, se vogliamo dire, tra virgolette, Bucchi, ecco, perché sono caratteristiche diverse. Ma qualitativamente è bravo, si sta adoperando bene naturalmente a quello che sta chiedendo Cappellacci e ha molta continuità e molta voglia e molto spirito di sacrificio e in più ci crede. Attacca la porta veramente con insistenza. Furlan, per chi se lo fosse dimenticato, era a Teramo in veste di giocatore tanti anni fa, insomma. Tanti anni fa, primo anno di Serie D. Primo anno di Serie D con Pallozzi allenatore, Chiedi Teramo se lo ricorderà, che insomma, la squadra di Pinelli, Tortora. Bel nome, di Capita, Grillo.
Insomma, fu un'annata un po' tribolata all'inizio. Poi... E poi sono ritornato insieme a Cari. Con Cari, infatti ricordo quella squadra l'anno... che i playoff l'aveva centrati. Noi infatti, quando si parla, noi li avevamo centrati i playoff, eravamo già in ritiro per preparare i playoff. Col Genova. Col Genova. Non con una qualunque. Insomma. Col Genova. Fatto sta che c'è stato comunicato che per un illecito amministrativo, dove naturalmente la squadra non c'entrava niente, non era un illecito tecnico, siamo stati esclusi a discapito della Salernitana. Quello era il Teramo invece di Bondi, se non vado errato. Sì, anche se Bondi poi andò via, andò a Messina. Quello fu un grosso scandalo, secondo me. Per... Sì, hanno tolto parecchio a Teramo quell'anno. Allora, io se non metto in difficoltà la regia invece, adesso vorrei andare a vedere, prima di dare spazio anche a voi da casa, magari il primo contributo filmato a livello di interviste per un giocatore, se non va, anzi un allenatore del Chieti, giusto Lui? Esatto, ascoltiamo prima De Patre. La sconfitta è già dimenticata e dobbiamo, ci ha fatto capire tante cose. Affrontiamo una delle migliori squadre del campionato, secondo me, a giocatori di categoria superiore. Sta continuando a prendere giocatori importanti, però io sono convinto che i miei ragazzi faranno una buona prestazione domenica. È indubbio che hanno allestito una formazione che punterà al salto di categoria, però io confido nei miei ragazzi, nei miei giocatori, perché già dall'inizio abbiamo dimostrato di poter competere e sono convinto che competeremo anche domenica. Ciò che proprio non vorrai rivedere della gara di mente? Ma l'atteggiamento, la poca cattiveria, così, soprattutto questo, perché però ci sta, noi non siamo la Juve, non siamo il Barcellona, non siamo una squadra matura, abbiamo tanti giovani, è normale che dopo tante buone prestazioni consecutive ci sia così un calo a livello mentale. In settimana pure avevamo avuto così qualche difficoltà anche dal punto di vista fisico, qualche acciacchino. Però ripeto, è stato più un calo mentale che già assorbito, ci ha fatto capire tante cose e sono convinto che faremo una buona gara domenica con Martino. Parlando di De Patre, di Chieti, che comunque è una bella rivelazione anche in questa stagione dopo l'esaltante finale dello scorso anno, Ludovica doveva ricordare anche un aspetto molto importante per domenica, se non vado Sì, infatti domenica si festeggeranno i 90 anni della società e ci sarà una grande festa condotta proprio dal nostro Massimo Lupacchini. Gianluca, come commentare? Diciamo... Come commentare questa festa, scelta della società organizzata interamente dai tifosi della, diciamo, della curva Volpi? Dobbiamo ricordare anche infatti la location, qual è l'orario? Sì, in pratica Chieri sarà ovviamente dalla presente. Mattina super come? Presente sarai. Cioè, scontato. Dalla mattina intorno alle 10:30 ci sarà una mostra fotografica alla Villa Comunale, dove verranno mostrate appunto vecchie maglie, anche vecchi striscioni, poi ci sarà la partita, poi i tifosi si raduneranno intorno alle 18:15 al vecchio stadio della Civitella e da lì arriveranno in corteo ancora alla Villa Comunale, passando per le vie del centro cittadino, dove appunto ci sarà una serata con vecchie glorie. Tra le vecchie glorie c'è anche il mister? Non so, hai vinto un campionato. Vecchie gloria no, cioè gli allenatori non giovane sono gloria, dico, però comunque gli allenatori non sono ben accetti. Va bene, comunque questa è una festa che dobbiamo ricordare anche, insomma, 90 anni esatti, tra l'altro il prossimo anno invece il Teramo ne farà 100, mister. Che farà 100? Sì, 1913. Beh, 2013, una data importante, 100 anni. Credo proprio di sì. Allora, invece, sulla partita, su quello che diceva De Patre, invece, volevo ascoltare sempre il mister Cifaldi. Come lo hai visto anche in questa intervista? Un po' più tranquillo dopo quelle dichiarazioni un po' burrascose della fine partita? No, io penso che lui caratterialmente è un po' così, focoso, è fogoso, insomma, quindi anche. Probabilmente l'altra volta, preso al momento, si è lasciato andare. Oggi l'ho sentito più riflessivo, vuole un po' tirare un po', spegnere, tirare acqua sul fuoco, nel senso ci può stare una sconfitta, ripeto, con molta serenità, probabilmente ha tastato il polso della squadra e io dico molte volte le sconfitte possono far crescere in un certo senso, no? Mister, c'è un problema che ritorna nel Chieti, quello dell'approccio alla gara, sembrava superato nella partita precedente, invece in questa, cioè nella partita precedente, invece in questa in cui il Chieti ha perso,
di nuovo è tornato. Io devo dire la verità, noi quando abbiamo vista contro il Campobasso, sì, eravamo insieme, l'ha approcciata benissimo la partita, anzi. Tranne quell'occasione iniziale. Sì, però hanno creato 4-5 sì, palle gol all'inizio. Forse il fatto di non averla chiusa prima, magari, quella partita, quello forse può essere indice di grande squadra, come diceva anche De Padre, no? Il fatto che ma noi non siamo una grande squadra. Io penso che ogni partita è una storia a sé. Non si può così generalizzare, magari non fai gol all'inizio, approcci male, non è così. Molte volte magari la partita l'approcci bene, la palla non ti va dentro, altre volte l'approcci malissimo, fai un tiro a 40 metri e fai gol, cioè, quindi non si può generalizzare così. Io penso che ogni partita è una storia a sé. È chiaro che poi alla fine del campionato le partite tracciano una storia, una caratteristica della squadra, però all'inizio adesso dire qual è la caratteristica, qual è il problema che chiedi, secondo me è inutile. Allora, se siamo pronti con qualche sms prima del face to face, vediamo se ci sono delle indicazioni subito dalla regia. Allora, Ludovica, ci siamo? Lo leggo io il primo, se no si vuoi. Ludovica e Marco, siete due esempi di professionalità fantastica e lo ringraziamo. Ad allietare il format sportivo per eccellenza, per noi che da casa vi seguiamo con affetto. Grazie. Ringraziamenti comuni, ovviamente, ci fa piacere. Complimenti per la trasmissione, per i colori dello studio. Un bacione per Marco da parte di Ilaria, da San Benedetto del Tronto. Ringrazio Ilaria, ci vediamo anche da San Benedetto del Tronto, quindi ci fa piacere, dopo parleremo anche della San Benedettese, dopo che abbiamo avuto anche ospite Catello Cimmino la settimana passata. Le squadre abruzzesi si sono liberate di una zavorra, la Coppa Italia di Serie C, ora si possono dedicare al campionato. Eh sì, infatti io vorrei rientrare in studio su questo, poi leggiamo anche gli altri messaggi, li leggiamo anche dopo nella prossima tornata. Il fatto che si è giocato anche in Coppa in questa settimana è una Coppa effettivamente inutile, perché Di Nicola lo ha detto testualmente, a me non piace la Coppa Italia di Serie C, non mi interessa. No, è una Coppa Italia che non ha sostanzialmente nessun valore pratico, cosa che in Serie D può avere valore, nel senso che ti può agganciare eventuali finali playoff, come è successo gli altri anni. A livello di Serie C può essere il blasone magari poter affrontare delle squadre importanti di Serie A, come successe all'Ancona che giocò la finale con la Sampdoria, se non sbaglio, qualche anno fa. Sì, tanti anni fa, anche il Vicenza di Guido Rizzo, insomma, che fece. Però per il resto non ha grossa. Lettieri, su Chieti, che infatti ha perso 4-1 in casa col Gubbio. Sì, ha perso 4-1, cioè sia il Gubbio che il Chieti, spazio alle terze linee, anche terze linee. Cioè, diciamo, più che altro, per dire, in mattinata i giocatori che molto probabilmente scenderanno in campo domenica stavano allenando, hanno sostenuto normalmente una seduta di allenamento, quindi credo che sia interpretato anche come un impiccio certe volte. Anche da giocatore Furlan era così? La no, no, non diciamo era. Che tutte le partite, tutte le partite avevano la loro importanza. Sicuramente è un format della Coppa Italia, quella di Serie C, che naturalmente disturba un pochino, però dà modo molte volte anche di far giocare quelli che hanno meno minutaggio, naturalmente e valutare meglio. Di valutare meglio determinate situazioni, magari chi può anche provare soluzioni che magari in campionato anche rischi, tattiche differenti. Comunque qualcosa si può trovare di positivo, naturalmente da cambiare un pochino il format per arrivare poi che tutti quanti la facciano veramente in una certa maniera. E allora, chi la fa invece molto bene la nostra rubrica del face to face, la nostra Ludovica Giammarino, a suo fianco vedremo chi avrà dopo la clip. Del face to face di questa sera è ormai presidente dell'Angolana Franco Di Giulio, legato ormai da quasi 9 anni a questa società. Lei è arrivato proprio in un periodo molto florido, quando De Cecco era il presidente, giusto? Sì, sono stato, diciamo, portato da lui a Città Sant'Angelo e fu quell'anno dove c'è stata la promozione, diciamo, della Serie D della Natucuri Angolana. E siamo rimasti per tanti anni insieme, dopo lui ci ha abbandonati per andare a Pescara e giustamente senza di lui giustamente abbiamo fatto dei campionati un po' diversi da quelli programmati e fatti da lui, insomma. Se dovesse fare un parallelo tra la gestione di De Cecco e quella di Bankowski? Ma diciamo che è una questione di spese, purtroppo
Cioè, no, purtroppo, quando c'era Don Beppe, a parte si poteva spendere qualcosa in più, ma il discorso erano tempi diversi, e c'era qualche personaggio in più in mezzo a noi, eravamo 7-8 soci, anche 10 possiamo dire. Oggi come oggi siamo rimasti in 3, certamente 3 persone, secondo me, portare avanti una squadra di Serie D è molto difficile. Però, ho detto, con i sacrifici del dottor Bangoschi, miei e di Spinelli e di qualche collaboratore, andiamo avanti, però non è il discorso di 5-6 anni fa o 8 anni fa. Come sono attualmente i suoi rapporti con Bangoschi? Ma guardi, Bangoschi per me è un fratello, quindi ci sentiamo ultimamente, non spesso, perché lui purtroppo ci ha un po' abbandonati, perché lui segue il Pescara, penso che sia anche amministratore delegato del Pescara, quindi lui segue tutte le partite sia interne che esterne. Quest'anno purtroppo non abbiamo avuto l'onore di averlo in nessuna partita, però penso che più in avanti sicuramente ci verrà a trovare, perché da quello che gli raccontiamo si è accorto che quest'anno ci possiamo anche divertire, anche con i ragazzi possiamo divertirci la domenica allo stadio. Ecco, secondo lei l'angolano ha tratto più vantaggi o svantaggi dalla scalata del Pescara verso la Serie A? Ma secondo me, col discorso di Don Beppe, siamo stati un po' svantaggiati, perché come dicevo prima, abbiamo qualche possibilità in più, adesso peccato che lui non sia neanche a Pescara, ci dispiace per questo, perché con la sua presenza nel Pescara poteva dare una mano in più, anche se questo oggi come oggi lo fa Bangoschi. Qual è il segreto, insomma, dei successi maturati dall'Angolana nel settore giovanile? Ma guardi, è una tradizione il settore giovanile dell'Angolana. Prima di tutto il discorso di Renato Curi, della fusione che ci fu, mi sembra, circa 10 anni fa. E adesso si è aggiunto dall'anno scorso anche il settore giovanile della Caldora. Diciamo che Bangoschi ha portato la Caldora nella Renato Curi Angolana, quindi è diventato un settore giovanile importante, secondo me a livello regionale uno dei primi. Il prossimo giovane rampa di lancio, forse ne stava parlando prima? Ma magari, come dicevo prima, a parte questo ragazzo Livoschi, che secondo me io già l'anno scorso l'avevo dato per uno dei più importanti, di quelli che potevano fare in qualcosa, diciamo, nel calcio, ce ne sono altri 2-3 che non faccio nomi per non stare lì, però secondo me hanno altri 3 ragazzi, hanno la possibilità di portarsi avanti e di fare qualcosa di importante. Non ci vuole fare nomi magari per no, chi ci ascolta? No, perché sono tutti figliocci, quindi mi dispiace parlare dell'uno, certo, o dell'altro, sono tutti bravi, mi auguro che tutti facciano o possono andare a Roma, per esempio, come ha fatto Livoschi. Durante il suo mandato dirigenziale, qual è stato l'affare migliore dell'Angolana in fase di cessione? Se dovesse sceglierne uno. In fase di cessione, diciamo che quest'anno non è stato molto prolifero. Noi negli anni scorsi sicuramente abbiamo tanti di quei giocatori sia in eccellenza sia in promozione, ma parliamo sulla base di 30-40 giocatori. Invece quest'anno, purtroppo, con il problema che c'è in giro, una crisi economica di questo genere, si è ridotto almeno del 50%. Quindi abbiamo cercato in tutti i modi di lasciare in squadra 3 giocatori importanti come Ferraresi, come Vespa e come Ferrante, e intorno a lui creare una squadra per cercare di salvarci. Lei è stato anche dirigente del Montesilvano per tanti anni. Perché e tramite chi si è avvicinato al mondo del calcio? Ma guardi, io ho fatto il presidente la prima volta nel 1992, addirittura di una squadra di hockey a rotelle, figuriamoci. Da lì mi sono avvicinato al calcio a Montesilvano, perché c'era un presidente che si chiamava, c'è ancora, però è in Venezuela, che si chiama Chiavaroli Vincenzo. A Montesilvano abbiamo fatto bene, ne parlo negli anni 98, 99, 2000, ho fatto anche una finale, mister forse lo ricorda, di Coppa Italia con Notaresco, quindi erano degli anni veramente importanti, però giustamente non si spendevano queste cifre. Noi eravamo abituati anche allora di stare attenti ai rimborsi, perché purtroppo avevamo lo stesso problema che oggi ha l'Angolana, però ci siamo divertiti, quello era importante, eravamo degli amici che ogni domenica andavamo a vedere le nostre partite sia interne che esterne e facevamo di tutto per stare insieme ai ragazzi. E dopo però vi manca un piccolo passaggio, perché io ho passato un anno straordinario nel 2002, mi sembra, 2003, con il presidente Enrico Ricca
a Francavilla. È un anno memorabile, qui lì ero vicepresidente e me lo ricorderò per sempre, perché un personaggio come Ricca difficilmente si dimentica. Ecco, Renato Curi Angolana ha anche segnato, possiamo dire, la storia della sua famiglia. Se non sbaglio, sua figlia è sposata proprio con un ex giocatore dell'Angolana. Mia figlia è sposata con un ragazzo, si chiama Fabio De Fabritis. Purtroppo dobbiamo fargli gli auguri perché ha dei problemi. Lui adesso gioca, diciamo, per divertirsi. Purtroppo in un contrasto di gioco si è rotto perone e malleolo. Ha avuto grossi problemi. Oggi come oggi addirittura un'infiammazione, bisogna che deve andare, mi sembra, a Cortina, che ci sia un centro di riabilitazioni, e c'ha grossi problemi per riprendere, diciamo, la movimentazione del piede. Ovviamente noi ci associamo negli auguri. Per concludere, Presidente, lei sembra avere una personalità a prima vista introversa, però chi la conosce bene la descrive come appunto una persona molto solare, aperta, con la battuta sempre pronta. Qual è la vera personalità di Franco Di Julio? Ma sicuramente non è la persona che allo stadio è seduto sulla tribuna o sugli scalini dello stadio, perché purtroppo io durante una partita di calcio mi trasformo, divento... prima di tutto un tifoso della mia Angolana, e nello stesso momento non ricordo più di essere il presidente di una squadra. Bene, allora grazie Presidente per questa intervista e un grande in bocca al lupo per la sua avventura con l'Angolana. Crepe. Bene, noi adesso ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria, restate con noi. Ultima parte di Fair Play, quinto appuntamento stagionale, ma con il nostro Gilberto vediamo subito come il nostro Marco Pace ha visto, o sta vedendo, perché è in fase ancora di ultimazione il suo ritratto, Stefano Furlan. Furlan è soddisfatto? Sarebbe il primo ritratto per Furlan in carriera tra giocatore e allenatore. Poi vedremo meglio anche la dedica del nostro Marco Pace. Ovviamente Marco manca ancora qualcosina, credo, insomma, anche e soprattutto a livello di contorno, però è sempre uno spettacolo. Come la nostra Ludovica, con il colore, si parlava del colore del suo vestito. Giallo oca. No. Ocra. 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 Lui diceva oca, io pensavo oca. A ocra, con la R. Volgarmente definito come? Giallo senape. No, ecco, giallo senape. Lo sa Furlan. Volgarmente, questo lo diciamo anche per chi da casa, insomma, ma credo che in collegamento telefonico che stia ascoltando queste nostre disquisizioni c'è l'attaccante della Maceratese. Buonasera Melchiorri. Federico, ci senti? Non c'è. Ah, eccoci, c'è. Ciao Melchiorri. Federico, benvenuto e complimenti soprattutto per i 4 gol realizzati. Grazie mille. 4 gol che più 4 gol col Marino siglati, più quello segnato decisivo di Celano, fanno 5, una partenza che ti ha garantito il vertice della classifica cannonieri. Te l'aspettavi, anche se tu hai segnato veramente a raffica, poi lo ricorderemo in eccellenza. No, non me l'aspettavo, il livello è alto, però sono contento di questo successo. Cosa hai visto che è cambiato a livello proprio di qualità, magari di gioco, di singoli tra l'eccellenza e la Serie D? Beh, i ritmi di gioco e la prestanza fisica dei giocatori è ben differente. E tu mi sembra che hai segnato qualcosa come 35 gol negli ultimi 2 anni, è vero? Sì. A Tolentino? Sì. Poi è arrivata... però vabbè, forse anche qualcosina di più. Poi è arrivata la chiamata della Maceratese e tu sei un Maceratese doc, tra le altre cose. Sì. Quindi una soddisfazione doppia. Federico, molti ti ricordano anche per la tua permanenza in Serie A con il Siena. Che ricordi hai di quel periodo? Bellissimi ricordi, perché la Serie A è un altro mondo, è tutto bellissimo, tutto roseo. E quindi ho dei ricordi davvero bellissimi. Perché dopo hai ricominciato veramente dal basso, insomma dall'eccellenza anche a Torrentino qualche anno dopo? Troppe persone che non hanno creduto in te, forse? Sì, va bene, dopo ci sono anche stati dei problemi fisici importanti che mi hanno costretto a smettere o comunque a ricominciare dal basso.
Questa per te può essere un'annata comunque quasi decisiva, no? Per riprendere una determinata carriera. Senti che anche per te questo è il momento giusto? Beh sì, penso di essere maturato e adesso cerco di fare il meglio che posso e poi quel che sarà si vedrà. Senti, con la Maceratese l'obiettivo, anche parlando, perché noi qui parliamo anche di Serie D un po' in generale, delle altre compagini abruzzesi soprattutto, della Samba eccetera, tu chi vedi favorito insomma per la lotta al salto di categoria, ricordando che la Maceratese al momento è la leader? Sì sì, però la classifica è un po' presto per guardarla, le squadre, la squadra sinceramente più predisposta a vincere il campionato penso che possa essere l'Ancona. Più della San Benedettese, quindi? La San Benedettese ancora la devo vedere all'opera, però l'Ancona mi è sembrata una compagine davvero molto forte. Che voi avete affrontato all'esordio, poi sono arrivate solo vittorie. Sì, tranne quella. Tranne quella, probabilmente. Mister, qui in studio abbiamo anche il mister Rinaldo Cifaldi, non so se voleva rivolgerti qualche domanda anche il nostro mister. No, innanzitutto buonasera e complimenti per il campionato che stai facendo. Grazie. Siccome parlavi prima tra la Serie D, diciamo, e la Lega Professionistica di C2 dell'anno scorso, ma noti veramente questa grossa differenza tra questi campionati? Beh sì, la differenza è i giocatori sono differenti, davvero sono molto più agguerriti, diciamo, nella categoria superiore. Perché io l'anno scorso avevo avuto modo di vedere alcune partite di Lega Pro e la Serie D, e non notavo, dall'esterno non sembrava questa grossa differenza, a parte qualche squadra di vertice, vedevo molte squadre l'anno scorso di Lega Pro, insomma, come organici non è che avessero dei grossi organici, magari in Serie D vedevo invece delle squadre avere degli organici veramente importanti. Ecco, solo per questo ti chiedo. Io faccio il confronto con l'eccellenza, non con la Lega Pro. Allora, l'eccellenza sì. Serie D, perché veniva appunto perfetto. Dall'eccellenza, lui tra l'altro ex Giulianova, sai insomma come è andata a finire anche la storia Giulianova, te l'aspettavi? In quegli anni c'erano già dei segnali negativi a livello societario? No, a quei tempi si stava, era tutto tranquillo e non c'erano problemi. Quindi poi invece è andata così. Non so se ci sono domande da altri ospiti qui in studio. Gianluca, se vuoi rivolgere una domanda al capocannoniere del girone F della Serie D Melchiori, e poi chiudiamo il collegamento. Sì, innanzitutto buonasera. Quest'anno come obiettivo voi quale obiettivo vi siete posto? Diciamo, la società cosa vi ha chiesto? No, noi abbiamo come obiettivo la salvezza, poi tutto quello che verrà dopo, una volta raggiunti i 40-45 punti, si vedrà, è tutto a buon rendere, però per il momento il nostro obiettivo è soltanto la salvezza. Tra l'altro salutaci anche Mario Orta, perché è stato il tramite per questa telefonata, che sta trovando meno spazio. Naturalmente. Anche perché con te e Negro davanti sinceramente è anche più complicato trovare spazio, Negro ex Jesina. Sì, a livello di giocatori ne abbiamo parecchi. Beh, sono due. Quindi ci sono pochi posti e ci dobbiamo giocare di domenica in domenica tutti quanti. Melchiorri ha fatto Serie A a Siena e Negro l'ha fatta a Lecce, quindi sono due giocatori che hanno fatto. Insomma, questa Maceratese potrà anche forse ambire a qualcosa in più di una semplice salvezza, come stava dicendo anche a titolo precauzionale un pochino il nostro Melchiorri, che ringraziamo comunque per la disponibilità e facciamo anche l'in bocca al lupo per le prossime partite, perché sono partite anche difficili che attendono la Maceratese. Sì, grazie a lui. Quindi ringraziamo Melchiori, grazie per la disponibilità e allora... grazie, buonasera. Noi ci tuffiamo, naturalmente in bocca al lupo anche alla Maceratese. Abbiamo visto anche un po' assonnato Melchiori, perché ovviamente doveva andare a dormire adesso che è una partita. Vero mister? Però una coppia Melchiori-Negro credo che in Serie D sia... ripeto, Negro era, Negro era una promessa. Cosa devi dire altrimenti? Se Melchiori-Negro lotta per la salvezza... Mi sa che ne avevamo parlato pure in settimana. Uno di tre anche Orta. Negro era una promessa del calcio, era a Lecce, fece alcune presenze in prima squadra, era un giocatore di grosse qualità. Ha giocato contro di te quando tu allenavi il Teramo, mi ricordo. Sì, anche con l'Esina, ma già lo conoscevo perché penso che con l'Aquila l'avevo affrontato, che era
Sant'Egidio, possibile? Non mi ricordo. Non so, questo non avevo però affrontato un anno. Ricordo che però lo conoscevo già da quando era a Lecce. Negro. Sì, un giocatore di grossa qualità, Melchiorre, insomma, sono giocatori importanti, quindi se la Maceratese si vuole salvare con Orta, Melchiorri e Negro là davanti, vuol dire che Furlano, che l'angolana, sì, il presidente si deve preoccupare. Sicuramente, però quello che diceva Melchiorre per quanto riguarda l'Ancona, io ho visto un pezzo di partita, Anconitana mi sembra Termoli finita 4-3. Il Termoli vinceva 2-0, sì. L'Ancona ha avuto tre calci di rigore, quindi mi sembra una partita facile, di cui due sono sembrati abbastanza dubbi, dalle immagini. Appunto sto dicendo, quindi non mi sembra. Io invece vedo molto bene, meglio forse la San Benedettese. Ma anche io sono d'accordo quest'anno sulla San Benedettese. Noi l'abbiamo incontrata, non c'era Napolano, che Napolano ha giocato con noi diversi anni, è un giocatore secondo me può giocare benissimo in Serie B, è un giocatore di un altro livello. Ma tecnicamente di un altro livello, io sono il primo a dirlo, anzi l'ho consigliato anche a qualche club di prima divisione l'anno scorso, ma a livello di testa però? Ma guardi, adesso quello che è successo a Termoli lo dicevo. No, ma non solo, perché poi l'anno scorso prese 5 giornate di squalifica, quest'anno subito all'inizio ne ha prese 3. Quindi posso dire che con noi non è successo niente di questo. Con noi, guardi, io mi ricordo quando la San Benedettese fece 2 gol e l'anno dopo la San Benedettese ha preso Napolano. Voilà, quindi voglio dire, con noi non si è comportata sempre benissimo, è stato un bravo forse ragazzo. Lo gestivate anche meglio voi, quindi come. Ma può anche darsi che l'allenatore è all'altezza di gestirlo, che non so, adesso sembra che ancora ci sia Gentilini, Palladini. Quindi evidentemente, ma con Palladini penso che ci sia un buon rapporto, quindi non mi sembra, con noi non è successo comunque mai niente. Certo, è un giocatore di grandissima qualità napolano. Allora Ludovica, cosa abbiamo adesso come contributo filmato, così ci tuffiamo veramente nel prossimo tour? Sì, andiamo a vedere l'intervista realizzata a uno dei protagonisti dell'ultima gara del Teramo contro il Fondi, Valentini, ascoltiamo. Allora Michele Valentini, 2 vittorie consecutive che hanno un po', diciamo, tolto quella specie di scetticismo che vi portavate un po' addosso, inutile nasconderlo, da parte un po' della critica teramana. Adesso con questi punti in classifica si può davvero cominciare a vedere il campionato con maggiore serenità. Beh, noi eravamo comunque sempre fiduciosi dei nostri mezzi, quindi siamo sempre andati avanti per la nostra strada allenandoci bene siamo consapevoli di quello che possiamo fare. Sicuramente le 2 vittorie danno morale, perché è inevitabile nasconderlo. Adesso abbiamo 2 partite in casa sulla carta, comunque con 2 squadre importanti che lottano per i playoff, quindi sarà sicuramente due belle sfide per far vedere che anche il Teramo ci sarà. A proposito della prossima partita contro il Poggi Bonzi, la prima di 2 contro 2 squadre toscane, tutte e 2 rivelazioni, forse più il Pontedera però che il Poggi Bonzi rivelazione, però comunque 2 squadre temibili. Sì, sicuramente hanno 2 squadre forti, quindi sono state costruite anche per fare i playoff, e anche se poi bisogna vedere poi col passare dei mesi quello che saranno, diciamo, le posizioni in classifica per le squadre, perché magari all'inizio molte squadre possono partire bene o viceversa. Però comunque noi, come abbiamo fatto sempre, partiamo dal presupposto di affrontare le partite domenica dopo domenica. E domenica c'è il Poggi Bonzi, sappiamo che tipo di squadra è, e quindi andremo sicuramente in campo per vincere. Che tipo di squadra è il Poggi Bonzi? Come lo affronterete? Vabbè, sicuramente giochiamo in casa, quindi cercheremo noi di fare la partita. Loro, secondo me, non, sapendo che giocano comunque con una squadra come noi che non spreca mai un pallone così, non verranno sicuramente ad attaccare, sicuramente si difenderanno un po', e quindi noi dovremmo sicuramente avere pazienza di far gioco e cercare di far gol il prima possibile per cercare di sbloccare la partita. Ed era a servizio del nostro Jacopo Forcella, che ringrazio, a Valentini, centrocampista del Teramo. Mister, in sottofondo si sentiva il bel vociare dei bambini, perché è stata fatta questa intervista all'interno del progetto scuola che è ripartito da parte della Teramo Calcio. Credo che sia carino come sottofondo, no? Quello di sentire i bambini, il vociare dei bambini festosi. Ma io penso che nel calcio manca proprio questo, no? Cioè, negli ultimi anni era mancato proprio il fatto che portare dei bambini allo stadio era diventato quasi, quasi impossibile per gli atti di violenza, per tutto quello che c'era, e questo non può essere cosa più,
più brutta che ci possa essere nello sport, nella vita in genere. Vietà, magari io ho dei figli e sinceramente da uomo di calcio fino a qualche anno fa pensavo che mandare un figlio a vedere una partita era veramente un momento di grosso rischio. Adesso forse le cose in questo stanno cambiando fortunatamente, non per le regole dei tornelli o delle regole della destra del tifoso, secondo me stanno cambiando perché speriamo che in Italia la cultura calcistica stia cambiando in questo senso. Infatti di atti di violenza se ne sentono sempre meno e speriamo che si seguiti su questa strada, speriamo di riportare veramente le famiglie allo stadio come è giusto che sia, come era una volta, che si andava tranquillamente a vedere partite quando ero bambino da soli, neanche con i genitori, si andava da soli allo stadio da 10 anni, si chiedeva a uno più grande se mi faceva entrare con lui perché era come il figlio, ti prendeva con la mano sulla spalla e ti faceva entrare allo stadio, no? Quindi vorrei che si tornasse, insomma, che anche i più giovani vivessero il calcio come gioco, come gioia, come lo sport più bello del mondo. Furlan, a Barletta anche come ambiente, insomma, perché penso sia un ambiente abbastanza caldo, da quello che ricordo. Ottimo, devo dire. Ottimo. Noi abbiamo lavorato spesso al sud, quindi con pure Taranto e Barletta, e abbiamo trovato veramente delle persone squisite. Gente passionale, gente che ti faceva sentire naturalmente, ti rispettava per quello che sei, ti faceva sentire non importante perché naturalmente facevi questo tipo di lavoro, però ti incitava, stava lì con te, insomma, vivevano per il calcio. È una piazza storica, insomma. Sì, poi riallanciandomi naturalmente a quello che diceva Rinaldo, sì, è vero che naturalmente si ha difficoltà adesso a portare le famiglie perché si ha paura veramente che succeda di tutto. Ma secondo me sta venendo a mancare nel calcio in generale il sorriso, il divertimento. Si cerca sempre la polemica, si cerca sempre il perché quello gioca, il perché quello ha giocato in quel ruolo, perché non, si cerca sempre di destabilizzare uno sport, un lavoro, perché è un lavoro, e manca il sorriso, manca il divertimento. Ci si allena anche durante la settimana, sempre con le ansie, con le tensioni, con le paure che possa succedere, l'imponderabile, cose che naturalmente naturali, ecco. Quindi è la serenità un po' che manca, lo chiedo anche a Gianluca. Gianluca da giovanissimo, insomma, però effettivamente forse in talune circostanze si va ad esasperare, forse, diciamo, questa tattica del risultato a tutti i costi fin dalle categorie giovanili. All'estero non so, la squadra di Serie A si può allenare in un parco tranquillamente mentre i bambini passeggiano, in Italia devi essere blindato. Risse addirittura fra genitori sugli spalti, cioè cose scandalose, vero, soprattutto nel settore giovanile. Credo che ne sono successe in alcuni casi, credo anche il presidente volta, magari non nel caso suo, ma stando nel mondo del settore giovanile, spesso forse si trovano anche questi genitori che vedono un po' le loro ambizioni, forse. È vero, poi passano attraverso i giocatori, i propri figli, insomma. Di Giulio con l'angolana, visto con il settore giovanile florido da anni. Io dico sempre che la rovina dei ragazzi sono i genitori, ecco. Perché tutti vogliono a un certo punto che il figlio giochi, che il figlio, il motivo perché non gioca, ora lo porto da un'altra parte, adesso di qua, adesso di là. E fin quando c'è questa pressione, secondo me, a livello giovanile, se c'è un ragazzo che può andare avanti, secondo me rimane lì. Anche il ragazzo stesso a un certo punto, condizionato dai discorsi dei genitori, secondo me va a perdere gran parte della sua integrità. Quindi secondo me bisogna lasciare più spazio a questi ragazzi, anche a chi lavora su questi ragazzi dalla mattina alla sera e a un certo punto decide di farlo giocare o di non farlo giocare, perché secondo me il mister ha tutte le possibilità di far giocare un ragazzo perché lo merita o di non farlo giocare perché non lo merita. Più tranquillità a partire anche da questi livelli, soprattutto perché è la base, sono le fondamenta. Abbiamo i messaggi però, gli input dai nostri telespettatori, anche perché prima ci siamo fermati anche, insomma, per altre rubriche. Ecco qui. Per la Srea 433, Barbetta di Santo, Marini, Ianni, Vavalà, Carpanis,
Cartozzi, Guglielmi, Santoni, Pazzi, Sciba. Eh sì, da San Benedetto ci seguono e hanno praticamente già suggerito la formazione. E ci potrebbe stare, anche se probabilmente Guglielmi in quel ruolo, insomma, mi sembra un pochino esagerato, probabilmente lì ci potrebbe essere più equilibrio con Traini, però questo sarà tutto da vedere, insomma, con Guglielmi sarebbe anche una squadra ancora più offensiva in quel ruolo. Ora con due partite in casa, per il Teramo potrebbe arrivare la svolta. Il mister che ne pensa? Splendida Ludovica, occhio Marco. Occhio Marco, vabbè. Cosa pensa il mister? Ma io sì, l'ho detto prima, secondo me il Teramo aveva bisogno di risultato, della tranquillità che ti dà la vittoria. Adesso c'è la vittoria, quindi sicuramente si potrà esprimere al meglio. Poi è chiaro, le partite bisogna giocarle. Per gli obiettivi è presto, no? Tracciare. Ma io penso di sì. Ripeto, per me il Teramo è una squadra che tranquillamente si giocherà i playoff, quantomeno i playoff. Quindi potrebbe essere una stagione sorridente per tutte e tre le abruzzesi, perché secondo l'Aquila sì. Ha obiettivi chiari, Chieti e Teramo potrebbero essere ottimi secondo outsider, sì. Quindi secondo lo testimonia sì. La classifica, tutte e tre il quinto e il settimo posto al momento, per quello che ovviamente può contare. Riprendiamo gli sms, mi sembrava che ci fosse un saluto per il nostro mister. Sì. Un saluto di cuore per il mister Rinaldo da Ilaria, se gentilmente le fate avere il mio numero in privato. Mister. Wow, mister! Mister, questo non so se si può fare, però insomma, a San Benedetto, vedi, sei amato, vedi? Tutti i sensi sei amato, insomma, dalla piazza. San Nicolò al minimo storico, contro la Vispesaro, una prova abulica e sconcertante. Non vorrei che per Diamicis siamo arrivati al capolinea. Francesco. Addirittura, un attimo, rientriamo in studio di Giulio. Per il San Nicolò in effetti potrebbe, no, mi sembra insomma no, troppo presto. Sicuramente perché è ancora presto, sicuramente gli daranno molto spazio ancora. Quindi secondo me c'è ancora tempo. Anche se io ho visto veramente una Vispesaro con giocatori importanti. Furlan, non so se conosci i due centrocampisti centrali nel 4-4-2 della Vispesaro, sono un 95 e un 94. Torelli e Ridolfi rispettivamente giocavano con una personalità stratosferica, veramente. Quindi sono due giocatori di grandissimo. Già l'anno scorso erano titolari. Erano già titolari l'anno scorso. Insieme a Dominici, l'esterno sinistro basso. L'anno scorso giocavano con 4-94 e qualche volta un 95. Sì. Se trovi equilibrati, ecco. Infatti basta vedere la Vis dov'è in questo inizio di stagione, andando oltre le più rose aspettative. Possiamo proseguire allora con gli input che ci provengono dai nostri amici da casa. I risultati mi danno ragione. Con Bellucci e un altro attaccante il Teramo diventa più spregiudicato in avanti e va facilmente in gol. Lucio. Vedremo se poi con il ritorno di Bucchi come si modificherà anche tatticamente la squadra. Ma quando finiranno di punzecchiarsi Cappellacci e Campitelli? Però se porta risultati va bene così, forza Teramo. Cifaldi, credo che insomma questa angolazione. Ma punzecchiarsi, io non penso che Roberto voglia punzecchiare il presidente. Roberto è un professionista, il presidente ha il suo carattere, quindi ci sta. C'è sempre stato nel calcio questo dualismo molte volte tra un carattere di un allenatore e un carattere di un presidente. L'importante è che il Teramo fa risultato e vince, poi il resto lascia il tempo che trova. Te ti punzecchiava? Ma no, forse era meglio se mi punzecchiava, mi ha cacciato direttamente senza punzecchiarmi. Quindi. Era quindi va inaspettatamente. riprendiamo con i messaggi. Grazie a Gianni da Rea Gilberto Marinozzi ovviamente per la collaborazione. Ma vogliamo parlare del valore aggiunto del Teramo Calcio? Petrella riesce a dare alla squadra quella spavalderia che rende imprevedibili. Sono pienamente d'accordo, non so se Furlan lo ha visto Petrella dal vivo, mi sembra un giocatore sprecato, un classe 93. Vabbè, quest'anno per lui deve essere naturalmente un trampolino, ecco, deve dimostrare veramente tutto il suo valore durante tutto l'arco del campionato. Era ospite in Teramo Gianni nella trasmissione di Andrea Costantini e in effetti confermava come per lui quest'anno potesse essere una stagione molto importante. Attenti ad attaccare Campitelli, di questi tempi non si trovano facilmente imprenditori pronti ad investire nel calcio. Matteo. Questo è vero, ricordiamo insomma anche Chiodi all'Aquila, Bellia a Chieti, giusto? Lettieri, sì. Insomma, si fanno tantissimi sacrifici in questo periodo. Questo c'è da dire che è vero, adesso trovare persone che si mettono nel calcio e investono mettendo anche la faccia, mettendo a rischio le aziende, mettendo a rischio tutto, non è facile. Quindi penso che le società e le città soprattutto che hanno a capo dei presidenti che vogliono far bene e si espongono in questo modo devono tenerseli a caro.
A Chieti la situazione com'è con il presidente Bellia? Vedevo anche Furlani che annuiva su questo. Che diciamo, come prima accennato il mister, diciamo, si punta sui giovani, si è affidato alle persone di cui appunto si fida. Bellia, Battisti e Di Giampaolo sono veramente due figure ormai imprescindibili da tanto tempo, quindi credo che non è stato mai fatto il passo più lungo della gamba negli ultimi anni, quindi si punta sui giovani, i risultati, diciamo, quando c'è un progetto dietro si vedono. Scusa, in merito a Gianluca, io volevo dire un particolare che forse non so se ti ho detto. Sì. Lui mi ha intervistato che aveva 13 anni la prima volta, era un ragazzino. Ma ricordiamo quanti ne ha adesso. Venne nello spogliatoio del Chieti, il padre lo accompagnò perché mi chiese il padre può fare le interviste? Ecco, dissi come no, ci mancherebbe. E fui colpito dalla sua preparazione, dalla sua dialettica, era un ragazzino piccolissimo, infatti... Si farà carriera. Ma ti è mai capitato che qualcuno ti abbia chiesto un'intervista con questa educazione? Perché no, perché poi sono molto sono arrivati invece i giornalisti quando erano a spogliare l'intervista, che invece lui con molta educazione già dimostrava un'altra stoffa rispetto a la linea verde, insomma, from Chieti del nostro Lettieri. Procediamo avanti allora con gli altri messaggi. Non so se Furlan voleva dire qualcosa sul discorso anche societario prima. Sono d'accordo. Naturalmente trovare personaggi del genere come sta facendo Campitelli a Teramo. In questi anni veramente bisogna tenersi ristretto. Dico solo anche che ci vorrebbe un po' di serenità, ecco, più che altro, ecco, il punzecchiarsi in continuazione è bello farselo magari tra quattro mura, dirsi quello che si pensa. Esternando molte volte si viene a creare dei malcontenti, naturalmente, e quindi poi si lavora non benissimo, ecco. Allora, riprendendo dei messaggi, prima avevo letto un messaggio, mi sembra, di un certo Marcello, questo siamo andati avanti, forse riusciamo prima, un certo Marcello per il nostro mister Cifaldi, non so se riusciamo a riprenderlo, comunque eccolo qui. Misteri del calcio, ma com'è possibile che un allenatore come Cifaldi sia senza squadra? Mi sembrava giusto leggerlo, insomma, hai un tifoso in più, no? Quindi... Fa piacere questo, però il calcio è questo anche, dai. In questo momento soprattutto è questo. È una domanda comunque che insomma dall'anno scorso che è costante. Mi capita spesso di incontrare gente e mi chiede come mai. A Chieti l'abbiamo ricordato, è stata un'ovazione, presto vedremo anche in Sicilia. Magari sono delle situazioni molte volte che si accavallano. Il calcio è anche questo, combinazioni particolari. Ripeto, è un momento particolare per il nostro calcio, indipendentemente dalla mia situazione. Io da uomo di calcio, perché amo questo sport da quando avevo 12 anni che sto dietro a una boccia che gira, io la chiamo, no? Tutte le domeniche della mia vita e non solo le domeniche, vorrei che il calcio tornasse a essere più sorridente, prima di tornare come diceva prima Furlan. Tra l'altro c'era nel prossimo messaggio, perché sono riuscito quasi a vederlo prima, appunto prima che il nostro Gianni riportasse il commento di Marcello, nel prossimo messaggio andremo a vedere probabilmente un messaggio proprio per Furlano, se non vado errato. Eccolo qui, infatti. Un grosso in bocca al lupo al mister Furlan, facciamo il tifo per te, l'allenatore più bello e bravo della regione, le pallavoliste. Si spreca, questa complimenti. Devo cambiare sport, devo cominciare ad allenare la pallavolo. Si parlava del basket a livello tattico, non so se anche la pallavolo può aiutare gli allenatori di calcio. Sì, però... a livello tattico pure là. Difficilissimo. Anche lì, quindi. Allora, proseguiamo, stasera veramente complimenti per tutti. Complimenti per la professionalità, serietà, per tutti gli ospiti studio, sempre da Ilaria, responsabile della casa di moda Marzotto Firenze. Ilaria, stasera ringraziamo per quest'altro messaggio, prima per il mister Cifaldi, adesso non so se riusciremo a provvedere. Marzotto. Prossimo. Ce ne fossero di persone vere ed equilibrate come Di Julio. Forza angolana e complimenti per la trasmissione. Presidente, complimenti che fanno sempre piacere, no? Credo. Sì, perché mi fanno piacere, però domenica abbiamo una partita importante a Isernia, quindi cerchiamo di andare a Isernia dove secondo me ci esprimiamo meglio in trasferta, quindi dovrebbe essere la nostra partita. Sono d'accordo, poi infatti adesso ne parleremo anche. Però io voglio dire una cosa, voi avete un allenatore che ha un equilibrio pauroso, a me mi ha spaventato per l'equilibrio che ha, non l'ho mai visto né di fronte a una sconfitta, né di fronte a una vittoria, né esaltarsi né abbacchiarsi, secondo me questa è proprio la squadra rispecchia questo, e quindi secondo me... Il motivo lo sa perché evidentemente dietro c'è una società... Vedi? Che è all'altezza di farlo stare tranquillo
Ma io da come lo vedo, gli feci complimenti l'anno scorso, proprio dipende, è una persona serena, dalle persone secondo me che è attorno e dalla persona che sicuramente, giustamente quando c'è pressione, come diceva Mister Fulano, giustamente sembra una cosa sicuramente meno. Sono d'accordo, evidentemente lui c'ha, evidentemente c'è dietro delle persone che gli creano un certo equilibrio, una certa tranquillità, e sicuramente ogni anche una sconfitta lui da lì prende esempio per la prossima partita, soprattutto con una squadra giovane, insomma, con una squadra ancora più giovane quest'anno. È vero, perché naturalmente i grandi allenatori diventano grandi perché alle spalle hanno un grande presidente e una grande società, perché delle volte basta una parola per destabilizzare l'allenatore. Qui ci quindi, si ricollega a quello che dicevamo prima, insomma. Quindi naturalmente la società è fondamentale in questo senso, destabilizzare, quindi quando le cose vanno bene è merito della società e quando le cose vanno male è demerito della società, perché sono loro che creano situazioni che non vanno. Di imbarazzo. Io per esempio, prima di prendere un'iniziativa di qualsiasi genere, un premio, un qualsiasi altra cosa, la prima domanda va all'allenatore, secondo me. È lui che deve essere, ci deve dire in realtà se questa cosa va bene o non va bene, oppure va fatto in un modo e in un'altra. Poi mi sembra perché, una persona molto equilibrata, Miani. Perché lui, ecco, vive tutti i giorni in mezzo ai ragazzi, quindi sa come comportarsi con loro, li conosce bene uno per uno, quindi secondo me è la persona di riferimento per la società. Ci vuole particolare tatto, insomma, anche sì, noi in questi confronti interni che ci possono essere. Allora, andiamo ad esaurire i messaggi, non so quanti ne abbiamo ancora. Ludovica, adesso questo lo posso leggere io. Giallo di emozione sulla pagina di sport, ancora da raccontare. Che wow, poesia, grazie, insomma, grazie veramente. Prossimo. Cifaldi, come valuta il modulo di Graziani, Max? Quindi all'Aquila, 4-3-3. Ma Graziani è un allenatore, secondo me, molto di temperamento, riesce a motivare bene squadre. È chiaro che è un allenatore, secondo me, con un carattere particolare. Si vede, nel senso, sì, è abbastanza estemporaneo. Magari quando finirà il silenzio stampa lo avremo anche qui. Sì, però devo dire che insomma l'Aquila è un'ottima squadra, non è questione di 4-3-3 o 4-4-2. Stando al completo le scelte sono molteplici, le può adattare tranquillamente a quello che potrebbe essere l'esigenza di quel momento. Perché le scelte ci sono e devo dire che Di Nicola ha fatto uno squadrone sulla carta. Poi è chiaro che Furlan è d'accordo perché ha visto, sì, anche sì, l'ultima partita. Ma io ho visto, certo, Ciotola in prota sul come esterno. Ciotola in prota naturalmente fanno la differenza in questa categoria. E poi c'hanno un centrocampo veramente forte. Giannini, Carcione e Agnello. Carcione. Agnello, anzi, devo dire che veramente mi ha impressionato. Agnello 92, se non vado errato. Sì, 94. 93 o 92? E invece 92. Il Carcione, che è il pupillo del Carcione veramente, se sta bene fisicamente, è di categoria superiore. Tira molto bene i calci piazzati anche. È un giocatore straordinario, fa le due fasi. Fa tutte e due le fasi, si sacrifica, è uno che poi cerca la porta e la vede, sì, sì, ha visione di gioco. Risolve, è una squadra, è una squadra veramente competitiva, almeno quelle poche che ho visto. L'Aquila può dire la sua. Tra l'altro, nella trasmissione il nostro Jacopo, che ricordo l'Abruzzo del pallone, che è in onda domenica alle 19 sulla nostra emittente sul canale 14 del digitale terrestre, è arrivato qualche messaggio, un po' di critica verso Pomante come coppia centrale difensiva, Pomante e Mucciante. Insomma, io penso che comunque siano due giocatori di grande esperienza. Li ho visti bene, poi ho visto Mucciante veramente aggressivo, attento, concentrato. Pomante lo stesso, magari hanno un po' di difficoltà in fase di spinta sugli esterni. Quindi vabbè, però, sono d'altronde anche ragazzi. Però sono ragazzi, naturalmente. Petta e Ligori oppure Rapisarda. A proposito, se dalla regia siamo pronti, vediamo allora il prossimo turno. Cominciamo dal Chieti o dall'Aquila, insomma non c'è problema. Vediamo un pochino cosa ci propone il nostro Gianni. Cominciamo dal Chieti e quindi Lettieri mi sembra Duomo ascoltare il suo parere su questa prossima. Sa sicuramente tutto. Credo di sì, valuterà anche eventuali errori. No, però c'è da dire che nel Chieti non ci sarà Gigli. Sì, non ci sarà Gigli, diciamo, quasi Mantovani è lungo dei gente, per il resto sì, tutti a disposizione. Tutti a disposizione, come hai messo benissimo tu, ci sarà
di Filippo è il ballottaggio Verna Cardinali, forse con avvantaggiato un po' più Cardinali. Cardinali, quindi invece in quel ruolo Rovrena, Rinaldi, insomma, no, sono no, out, no, credo che ricominci da questa formazione. Quindi Mungo sempre trequartista, sai, sì. Gianluca invece, che il nostro mister, forse anch'io per la verità, abbiamo espresso giudizi lusinghieri su Mungo da vertice basso invece. Però lì sì, c'è Vitone. Anche lì però c'è Vitone, però durante la partita, anche a, durante il corso della gara, anche a Melfi era stato utilizzato. Ecco. Cioè io l'ho visto, nel senso, a parte che non giocava come vertice basso perché cambiarono modulo, passavano. Poi passavano a 4-2-3-1. 4-2-3-1, quindi faceva il mediano, sì. E mi piacque molto di più che da trequartista, come caratteristica mi sembrò. Anche a me è stato, come sto dicendo, utilizzato. Però è un giocatore d'utile, diciamo, giovane, bravo. E comunque ti dobbiamo dire che anche quest'anno ha indovinato i giovani, perché c'è poco da dire, insomma, da Gigli passando appunto per Berna anche stesso. Insomma, sì, però c'è da dire che l'asse centrale del Chiedi è importante. Pepe, Vitone, De Sousa. Scherziamo. Se la ride, è così, questo è il... No, hanno fatto bene i conti. Per la partita, Gianluca, per questa prossima sfida del Chiedi, perché affronta una squadra forte, Martina Franca, seconda in classifica, imbattuta. Una squadra forte, imbattuta, mi sa che non ha mai vinto fuori casa. Se sì, due pareggi, sì, è vero. Scongiuri, diciamo, non ha mai vinto fuori casa, no, una squadra... Sarebbe bello festeggiare anche i 90 anni, certo, con una bella vittoria, no, credo? Sì, anche da allenata da un tecnico che conosciamo bene come Pino Di Meo. Quindi e poi una squadra che ha un grosso potenziale offensivo. Sì, un grosso potenziale offensivo lì con Gambino. Anaclerio, che è solo l'ultimo. Sì, sì, quindi una squadra sicuramente costruita per puntare senza dubbio in alto. Allora, se abbiamo, non so se abbiamo il Teramo L'Aquila nella prossima scheda, vediamo il Teramo giustamente, perché il nostro giorno dice in ordine cronologico, visto che poi l'Aquila giocherà lunedì e anche in ordine di classifica al momento, se mi permettete, con il Teramo che dovrebbe schierarsi in questa maniera. Posso dire che nella seduta di oggi si è avvertito qualche problema in più per Chauvet, è molto probabile che non riesca a farcela al primo minuto, potrebbe essere recuperato quindi Scipioni dall'inizio della gara. C'è una sorta di ballottaggio foglia di Iazzetta, ma riteniamo che al momento Iazzetta paghi una condizione fisica ancora non ideale per giocare i 90 minuti. Mister, come vedi questa squadra? C'è a dire appunto che Scipioni e Di Paolo Antonio erano un po' usciti fuori dall'11 titolare, forse Scipioni almeno uno recupererà la sua posizione. Ma quando vedremo secondo te anche una squadra un po' più offensiva con Foglia centrato e magari... Ma guarda, io penso che, pure parlando con Roberto, inizialmente il Teramo aveva intenzione di fare un 4-2-3-1, sì, fondamentalmente. Questo posso era l'idea iniziale. Anche per questo Vitone non fu confermato. Sì, esatto, questo è uno dei motivi, perché probabilmente Vitone in un centrocampo, diciamo, con a due, considerando un 4-2-3-1, fa più fatica. Non, sì, perché fare, magari non ha quella corsa, anche se secondo me poi ci può stare. Ci può stare, può fare anche quel modulo là, perché chi sa giocare a calcio, c'ha i piedi buoni, c'ha i tempi giusti, può giocare in qualsiasi modulo. Però non riesce a fare questo modulo attualmente, quindi stanno andando avanti con un 4-3-3, che a lui non piace, infatti, fondamentalmente. Però sì, però secondo me non è proprio un 4-3 come probabilmente vorrebbe Roberto, sì, come caratteristiche di gioco, considerando che il Teramo sostanzialmente un giocatore alla Vitone in mezzo non ce l'ha, l'hanno tolto, e quindi non ce l'hanno uno con quelle caratteristiche attualmente che possa dettare tempi per giocare con un metodo di Furlan, no, sono d'accordo, sarai a Teramo domenica? Non lo so adesso, non lo so ancora. Non lo so ancora. No, c'ha ragione, infatti con 4-3-3 adesso, anche se Coletti sta facendo bene, diciamo, però non è anche il suo però ruolo. Naturalmente non è il suo ruolo, lui, esatto, è intelligente, tatticamente sta bene in mezzo al campo, dà una mano anche in fase difensiva, però sicuramente manca poi naturalmente in fase di costruzione ampia. Sicuramente il Vitone lì in mezzo al campo col 4-3-3 era l'ideale. Allora, chiudiamo con l'Aquila che giocherà lunedì al Granillo, ore 15, perché appunto anche la Regina giocherà in casa, quindi l'Interreggio dovrà posticipare. Così noi vediamo l'Aquila, è praticamente la squadra di domenica scorsa, e ci pare giusto che, insomma, credo anche abbastanza obbligatorio per il tecnico Graziani non cambiare nulla di una squadra che ha giocato una grande partita domenica scorsa, giusto Furlan? Sì, sì, la squadra ha risposto veramente alla grande, ecco. Adesso deve dare conferma di quello di buono che ha fatto domenica, ecco. Senza nulla togliere, che come ho detto prima, l'Arzanese naturalmente non è entrata in campo. Ecco. Non è entrata in campo. Non li ha mai messi in difficoltà.
L'Interreggio invece, secondo Lettieri, squadra dove gioca anche Vicari, esterno ex Regina, insomma, di qualche anno fa, che ha giocato anche in Serie A. Sì, cioè, questo avvio di stagione ha incontrato un po' di difficoltà, poi sinceramente non l'ho mai vista giocare, quindi, però da quello che ho letto ha incontrato un po' di difficoltà in questo. E al momento sì, è vero, e quindi per l'Aquila potrebbe essere una chance in più anche per dare continuità, perché appunto ci si aspetta sicuramente tanto dall'Aquila. Allora, chiudiamo con la titolatrice della Serie D, se mi mandate, per il prossimo turno, perché così vediamo anche che c'è un... proprio il prossimo turno della Serie D, Girone F, perché c'è un altro derby abruzzese, poi uno se n'è già giocato, quindi praticamente la prossima giornata, un altro derby abruzzese, mister, è quello tra Minternina e San Nicolò, lo preannunciamo noi, adesso quando è pronta vedremo la titolatrice. Allora, è chiaro che la Minternina viene fuori da una sconfitta forse immeritata a Città Sant'Angelo, per quanto riguarda quello perlomeno che ho visto dalle immagini. Sì, l'ha riconosciuto anche il presidente di Juve. Per quanto riguarda... Tre linee di Molinari, se non vado errato. Sì. E secondo me la Minternina è una buona squadra. Per quanto riguarda il San Nicolò, è chiaro che il San Nicolò domenica ha fatto una brutta sconfitta in casa e... Sono 5 punti in classifica, non sono tanti. Sono gli stessi punti, tra l'altro, in classifica. È vero. Sì. E quindi San Nicolò, secondo me, deve tornare a fare il risultato. Per avere più tranquillità. Per avere tranquillità, perché la tranquillità ti porta poi a esprimerti meglio in tutti i sensi. Quindi sarà una partita... San Nicolò che gioca meglio fuori casa, tu l'hai visto anche giocare per struttura probabilmente. Ma gioca meglio fuori casa perché l'ho visto una squadra giocare molto sulle ripartenze. C'è una squadra giocare molto sulla profondità con giocatori che attaccano bene lo spazio, non avendo davanti una punta di ruolo come un 4-3-3 che faccia reparto, che riesce a tenere palla. C'è Guerriero che è bravo, però anche molto giovane. Anche se io ripeto, vedere Piccioli Terzino a San Nicolò in Serie D mi lascia un po' dubbioso, nel senso, se recuperano Carparella sicuramente ridanno anche una grossa mano al centrocampo, ma più che altro per una questione di tempi, per una questione di sicurezza di gioco, nel senso, io ho visto il San Nicolò in casa due volte e due volte mi è sembrata una squadra in zona conclusiva un po' a raffona, nel senso, manca forse del giocatore esperto che sa quando mettere la palla al momento giusto, al punto giusto. Eccolo qui, il Celano a Pesaro, mister, sempre, poi andiamo con l'Angolana e chiudiamo in bellezza. Celano non vive un bel momento. Tra l'altro posso dirti, la Vis Pesaro, 3 trasferte, 3 vittorie. In casa invece ha fatto solo uno. Ha pareggiato con Ancona. Però sì, fatto. Ha pareggiato con Ancona in casa, non è che ha pareggiato. Sì, è vero, anche. E quindi... È una trasferta dura. Sì. Non ho avuto modo, io domenica non l'ho vista la partita col San Nicolò, quindi non so il Pesaro. Sicuramente, mi ha fatto una grossa impressione. Sicuramente il Celano viene fuori da 2 partite in casa, un solo punto. La trasferta prima fu una sconfitta, quindi deve tornare a fare risultato, però è una squadra fatta alla fine, all'ultimo momento. Sì. La società è cambiata totalmente. Avrebbe bisogno di qualche innesto anche il Celano? Ma questo io non so, perché non è che conosco benissimo in questo momento la squadra del Celano, però ecco, secondo me, per come sta interpretando questa parte del campionato, mi spiacerebbe insomma se il Celano si dovesse nel giro di 2 anni a trovare di nuovo invischiata in categorie come l'Eccellenza, dopo che ha fatto per tanti anni tanti sacrifici per risalire, insomma. Di Giulio, chiudiamo con l'Angolana, il prossimo impegno, poi voglio sentire anche Lettieri magari su ma guardi noi forse, come dicevo prima, ci esprimiamo un po' meglio in trasferta sì. Oltretutto c'è il rientro di qualche infortunato, quindi ci darà una mano, perché ultimamente siamo stati un po' falcidiati da parecchi infortuni, quindi col rientro di qualche ragazzo può darsi che sia una bella partita. Sicuramente, secondo me, la Colana può portare pure a casa una bella vittoria. E allora, con questo auspicio, credo, Lettieri, giusto? Sulle abruzzesi, sì. In 30 secondi, non di più. Le abruzzesi di Serie D, diciamo, sì. Il Celano deve dare una risposta che, come il San Nicolò, nelle ultime 3 partite non ha mai segnato, quindi lì davanti si aspetta una risposta. Sono curioso di vedere un po' la Minternina come reagisce a questa sconfitta arrivata dopo un'ottima prestazione. Invece l'Angolana dovrà dare continuità al, diciamo, il successo che è arrivato anche contro. Un punto sarebbe, credo,
Più che buono in trasferta. E allora, siamo arrivati al momento della consegna. Gilberto, possiamo andare a inquadrare immediatamente il nostro Stefano Furlan, come è stato visto. Furlan è felicissimo di questo ritratto, sto vedendo. Bravo Marco. Ecco, l'inquadratura, il bravo anche in diretta, dato da Stefano Furlan al professor Marco Pace, così Marco Pace vede Stefano Furlan, allenatore, che speriamo tutti naturalmente presto di rivedere in qualche panchina. Ecco la consegna del ritratto. Grazie. Grazie, grazie. Complimenti a Stefano Furlan, complimenti credo lo complimenti, al nostro Marco Pace. Complimenti certo. A lui. Perché ce l'abbiamo solo noi, Marco Pace. Io ringrazio Gilberto Marinozzi, Gianni Dareo che ci hanno supportato dal livello tecnico, Ludovica. Ringraziamo appunto sì, Marco Pace, Rinaldo Cifaldi che ritroveremo venerdì prossimo. Buonasera. E poi un grande in bocca al lupo a Franco Di Giulio per la sua avventura con l'Angolana. Grazie anche a Gianluca Lettieri. Grazie a voi. E salutiamo anche Stefano Furlan, grazie per essere stati con noi. Grazie, buonasera. Buona serata quindi con i programmi ovviamente di TV6, io vorrei ricordare solamente un'ultima cosa, quindi che sono i programmi sportivi del fine settimana della nostra emittente, sabato alle ore 18, punto sport, a cura naturalmente della nostra redazione sportiva, con l'anteprima della domenica calcistica, quello che è accaduto il sabato, e domenica la lunghissima diretta, inizierà alle 14.30 con Diretta Stadio, poi si arriverà fino alle 19 con l'Abruzzo del pallone, dalla Serie A praticamente fino all'eccellenza, non mancherà niente nel menù che forniremo, che la redazione sportiva di TV6 fornirà a voi che ci seguite da casa. È tutto, buon proseguimento di serata con i nostri programmi, Ludovica. Sì, l'appuntamento con Fair Play torna venerdì prossimo, grazie per averci seguito.